Buongiorno, buongiorno a tutti. L'atmosfera qui a casa oggi è più che mai natalizia. Buongiorno, grazie di essere qui. Benvenuti, benvenute. Devo esordire dicendo che ho l'impressione netta che nel Vicentino ci sia una cellula di gente che non dorme, pronta a essere la prima a lasciare i commenti o a mettere mi piace quando parte la sigla di You Leader, perché noto che la prima, la più veloce oggi è stata Giulia Filotto. Buongiorno a te, Giulia. Buongiorno Lorenzo, buongiorno Monica da Roveredo. Eccola, Giulia da Arzignano, ma poi Pordenone, ma poi ancora Arzignano, Sandra, e poi da Vicenza, Manuela. E ce l'ho detto, c'è una cellula lì di persone che probabilmente fanno a turno per essere i primi. Buongiorno, benvenuti tutti quanti. Buongiorno alla signora Tempesta. Buongiorno Antonietta dalla Calabria. Elga, good morning a te da Civitavecchia. Ciao Paola da Roma. Sandra, buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi ragazzi. Buongiorno Tiziano in diretta da Pordenone. Se stai vedendo questo video in diretta, scrivi in diretta da. Facci sapere il nome della tua città o della tua frazione. Se mi stai vedendo in registrata, invece, scriverai il replay da, mettendo il nome della città, della regione, della nazione, del continente o della stazione orbitante da cui mi stai guardando. Come avete visto, oggi il titoletto di questa rubrica richiama moltissimo proprio il sottotitolo proprio della rubrica in sé. Oggi ho scritto Costruisci il tuo impero, perché quando sarete pronti con carta e penna, oggi vi dirò i quattro miei personalissimi segreti per puntare a essere grande. Abbiamo deciso con Alessia di costruire un impero, di andarci a prendere quella serenità finanziaria, quella libertà che tanto ci piace, e mettiamo a frutto ogni giorno alcuni concetti. Quelli di oggi sono quattro, ma io direi di iniziare solo e soltanto quando sarete pronti. Che dite? Iniziamo? Eccoci qui, costruisci il tuo impero. C'è anche un errore dattilografico. Ecco qui, corretto in tempo reale. Tutto si può fare in tempo reale. Costruisci il tuo impero. Manca la I. La I l'avevo accorpata al tuo. La mettiamo così, si può fare tutto in tempo reale. Perfetto. Neanche Canale 5 fa queste correzioni così rapide. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, pronti. Iniziamo ad affrontare questa bella giornata. Buongiorno D'Avezzano, Rossella, Sandra, non possiamo iniziare senza te. Buongiorno Giulia, dalla Sardegna, live da Livorno, Paola che tagga le persone del suo cerchio. Buongiorno Giorgia, buongiorno Tamara da Taranto. Se ritenete che questa diretta, così come accaduto in passato, sia per voi interessante, condividetela adesso perché possano iniziare le persone la mattinata scoprendo come è possibile diventare grandi utilizzando quattro segreti, quattro accorgimenti che sono quelli miei personalissimi che ho cercato di mettere giù in parole. Prima di iniziare, le quattro parole che caratterizzeranno l'argomentazione di oggi sono qui, appariranno qui accanto tra un attimo, e l'acronimo è CIAO. Comunica, impara, allarga, ottieni. Comunica, impara, allarga, ottieni. Mi prendo il tempo per darvi il tempo di scrivervelo sul foglio. Scrivetevi ciao. Volete salutare il vostro successo che è in arrivo? Ciao. Comunica. Impara. Allarga. Ottieni. Ciao. Comunica. Impara. Allarga. Ottieni. Sono quattro punti che chi vede il nostro team in azione avrà scorto, avrà capito, avrà intuito. Oggi vi svelo
non sono, chiamarli segreti è un'esagerazione, però sono degli accorgimenti, delle sfumature che davvero, secondo me, fanno la differenza per andare a costruire il proprio impero. Allora, possiamo iniziare. Comunica, lo avete scritto? Eccolo qua. Comunica come faresti coi bambini o con i bambini. Spesso e volentieri ricevo delle gratificazioni, dei complimenti da parte di persone che mi dicono: sei stato chiarissimo, come lo spieghi tu, non lo spiega nessuno, oppure finalmente ho capito quella cosa, oppure spiegami in maniera semplice quella tal cosa. Ecco, uno dei segreti fondamentali quando si comunica con le persone del tuo team, visto che di questo stiamo parlando, è pensare che davanti hai dei bambini di quinta elementare, non in quanto a intelletto, in quanto a maturità, ma in quanto a come posso dire, atteggiamento, in quanto a disponibilità a comprendere per prime le cose dette in maniera semplice. Spesso e volentieri mi vedete o nelle nostre Zoom o nei video di YouTube oppure in diretta che io rallento il mio parlato, esattamente come si dovrebbe fare a volte con i bambini per fargli capire che una cosa si fa così e fargli capire la differenza che c'è fra questa cosa e quell'altra. Pensare di avere davanti delle persone a cui devi dare una comunicazione completa senza dare per scontato alcuni passaggi è una chiave per risultare chiarissimi. Vi faccio un esempio. Nel nostro settore, nella nostra industria, spesso si parla e si dice: allora, se vuoi lavorare online devi fare dei post, perché l'algoritmo di Facebook deve renderti visibile. E dunque in questa piccolissima frase, che quando lavori online devi fare dei post perché l'algoritmo ti renda visibile, voi per davvero pensate che tutte le persone che per la prima volta approcciano magari il mondo online, pensate veramente che questa frase sia chiara? Pensate veramente che la parola post sia veramente compresa da tutti? Nella comunicazione bisogna sempre osservare la persona con cui comunichi e soprattutto dargli la possibilità di cogliere in maniera semplice, in maniera leggibile, quello che gli stai dicendo. Dire ad una persona fai post perché l'algoritmo gira è come parlare in cinese ad un arabo per alcune persone. Che cosa converrebbe dire magari in quel caso? Quando apri Facebook, hai visto che le persone scrivono delle cose, quelli sono post. Ecco, più volte scriverai sul tuo Facebook, più post farai. Lo vedete che sono andato a spiegare la parola post, anche se tu la sai, la parola post. Però io mi sono messo al sicuro, ho inquadrato la parola post e ti ho detto: ciò che le persone scrivono su Facebook, ciò che appare sulla tua home, dicono alcune persone. Ma voi pensate veramente che le persone sappiano cos'è la home oppure cos'è la bacheca? Quindi bisogna sempre dipingere il contesto delle parole che dai con semplicità, dando una seconda lettura, una spiegazione più estesa alle persone che ti stanno osservando. Se fai post, l'algoritmo premierà. Ma che cazzo è l'algoritmo? Ti dice la persona neofita del mondo internet che però ha deciso di lavorare con i social. Per cui, se tu ogni giorno scriverai la tua storia, se farai quelli che si chiamano post, lo sai, se farai dei post con una certa costanza e fatti in un certo modo, soprattutto con tanta positività, evitando magari di scrivere
Lo vedete come entro nel dettaglio dicendo delle banalità, che è un allungamento del tempo che io dedico alla persona, ma sto andando a farle capire tutto. L'algoritmo di Facebook, non basta dire algoritmo, se tu scriverai e sarai costante nell'essere presente, nello scrivere, nel fare i post, le persone ti vedranno di più perché ciò che tu scrivi gli uscirà più spesso quando loro apriranno Facebook. Avevo detto algoritmo, non bastava la parola algoritmo. Questo è l'errore che alcuni comunicatori fanno. Usano un linguaggio tecnico con persone che magari non hanno ancora appreso quella parola, quella terminologia. Ma a prescindere da questo, è molto importante pensare che quando parli hai davanti delle spugne, che tu abbia 20 anni, 30, 40, 50, 60 o 70, se io devo spiegare qualcosa, mi metto sempre in modalità di spiegazione a bambini. Così come se qualcuno dovesse venire a spiegarmi, che ne so, qualcosa che assolutamente non so, se mi dovessero spiegare, ecco, come quando vado a fare il mio corso di tennis, io accetto di buon grado che il maestro mi parli esattamente come parlava a mio figlio più piccolo quando gli ho insegnato il tennis, perché io in quella disciplina sono un bambino e devo apprendere delle terminologie, devo apprendere delle dinamiche, devo avere il tempo di capire quello che mi si dice. E invece le persone pensano di costruire il proprio impero e di diventare dei leader e sperano di coltivare il loro team, ma non comunicano alle persone dandogli la giusta comunicazione, la giusta informazione. Quindi, numero 1, comunica come faresti con i bambini. Vai piano, non dare per scontato ciò che dici. Ricostruisci, dagli modo di arrivare alla parola che stai dicendo, capendo, rendendo chiaro ciò che c'era prima. È importante questa cosa, è importante perché vale non solo quando ti interfacci con il tuo team, ma anche e soprattutto quando parli con i tuoi prospect. E voi direte: cos'è il prospect? Non avrei mai detto la parola prospect lasciandola isolata. Quando ti interfacci con i prospect, che sono le persone che probabilmente diventeranno tuoi clienti, che si sono ora interessati a ciò che stai facendo e che tu stai provando ad avvicinare a te. Lo vedete che vi ho insegnato il significato della parola prospect. Ce ne sono milioni di maniere in cui si può definire un prospect, ma non posso insegnare qualcosa a qualcuno dicendo lavora o fai perché devi trovare prospect, altrimenti questa è la differenza fra chi costruisce il suo impero e dà per scontato persino il significato delle parole e chi invece si prende cura del suo ascoltatore. Non dimenticatelo mai questo perché comunicare è la chiave di tutto, non solo nel lavoro, ma proprio nella vita. Comunica come faresti con i bambini e ne avrai un grandissimo, privilegio. Passiamo alla nota numero 2. Scrivete 2. Impara per insegnare. Questa è un altro dei dogmi della nostra professione. Tutti sono pronti solo e soltanto a imparare, a risolvere i propri dubbi, quindi se qualcuno ha una domanda, cosa fa? Chiede, incassa la risposta e muore lì. No, se vuoi costruire il tuo impero, tutto ciò che tu impari, devi pensare che la vera essenza di ciò che impari è che poi quello devi insegnarlo. Questa è la differenza fra chi ce la fa e chi non ce la fa. Chi è destinato a farcela sa che ciò che impara è sacrosanto, non deve dimenticarlo e soprattutto non può chiederlo 2 volte, perché vuol dire che non si è messo in modalità imparo per insegnare. Che cos'è il network marketing? È una vendita? È una vendita eterna? No. Il network marketing è acquisire la competenza di generare clienti, dunque vendere,
per poi insegnare quella piccola competenza al maggior numero di persone, in maniera che tu col passare del tempo sia libero dal dover fare una vendita e possa avere una rendita automatica e ricorrente. Come si fa per avere un impero, per costruire il proprio fatturato di rete, smettendo di cercare clienti, ma semplicemente prendendoti cura del tuo team? Si fa ricordando che tutto ciò che impari è destinato a essere trasmesso a qualcuno. Non hai nulla da fare? Studia, ma non per imparare qualcosa in più, perché non ti serve per fare clienti e incaricati, non ti serve studiare molto, ma ti serve invece farlo, perché dovrai avere la serenità e la tranquillità un giorno di insegnare ciò che serve alle persone che verranno, che magari ti domanderanno qualcosa. E invece sono tutte pronte le persone a imparare per mettere in pratica e basta. E poi tornano a richiedere. C'è un indice di fallimento nel network marketing. Coloro che chiedono più volte le stesse cose sono persone destinate a non saper insegnare mai, perché ciò che impari è prezioso nel network marketing, perché dovrai trasmetterlo. È così che diventerai ricco in questa industria. Non imparando e basta. Imparando per te, ma imparando a trasmettere. Quindi impara per insegnare. Vorrei, se possibile, che scriveste nei commenti chi di voi ha un team piccolo o grande e vuole raccontarmi se ha una difficoltà di comunicazione con il proprio team, oppure se trova difficile magari insegnare qualcosa al proprio team, oppure raccontatemi la vostra esperienza. Come vivete voi la fase dell'insegnamento, la fase della trasmissione delle competenze, dunque della motivazione al vostro team? Avete problemi da questo punto di vista? C'è qualcosa che non riuscite a inquadrare? C'è qualcosa che avvertite come problema? Scrivetelo, lo affrontiamo insieme. C'è qualcuno che non ha chiaro come fare magari per catalizzare l'attenzione del proprio team, perché di quello si tratta. Se tu parlerai al tuo team così come si comunica con i bambini, e se tu ciò che avrai imparato lo insegni, il team ti seguirà, probabilmente ti darà l'attenzione che merita ciò che devi raccontargli. Raccontatemi la vostra esperienza. Come vi comportate con il vostro team? Avete problemi? È semplice? Avete difficoltà di comunicazione nel trasmettere il vostro sapere? Questo è fondamentale, perché non c'è una strategia migliore per realizzare così il proprio impero, se non quello di essere completamente dediti alla comunicazione perfetta, chiara e inequivocabile verso il proprio team. Se siete pronti, passiamo invece al terzo punto di oggi. Il terzo punto, prendete carta e penna, è il seguente: allarga gli orizzonti. Vuoi costruire il tuo impero? Vuoi diventare un grande del network marketing? Devi guardare più lontano dei tuoi occhi. Devi approfondire, conoscere cose che magari non ti vengono neanche richieste da questa professione. Perché più sarà larga la tua zona comfort, più sarà largo il tuo sguardo, più sarai propenso ad allargare i tuoi orizzonti, più facile sarà il lavoro che devi fare per migliorare te stesso e per costruire il tuo impero. Cosa significa allargare gli orizzonti? Significa guardarsi attorno. Molte persone banalizzano la nostra professione ritenendola soltanto una mera routine di post, chat con le persone interessate, chiusura. Tutti pensano che basti fare il post, che basti fare la chat nel modo giusto, che basti poi prendere una persona e portarla
a sé, all'azienda. Non è questa semplice routine quella che fa la differenza. C'è molto di più per essere un professionista in questo settore, e allargare gli orizzonti è una cosa fondamentale. Faccio un esempio. Tu pensi di poter diventare libero con il network marketing se non sai aprire una Zoom, aprire il programma che noi utilizziamo dunque per le videoconferenze, che si chiama Zoom. La società proprietaria di Zoom è stata una di quelle che ha avuto un balzo dei fatturati enorme durante il lockdown, perché tutti si connettono in videochiamata con Zoom. E tu pensi di diventare un futuro milionario del network, e non vuoi imparare come funziona un'app, come funziona un programma? Allarga i tuoi orizzonti, fai le tue simulazioni. E tu vuoi diventare un grande networker e vuoi avere tanti clienti che magari diventano poi networker, che poi generano tanti clienti, e vuoi diventarlo senza sviluppare la tua mente e nutrire la tua mente leggendo dei libri? Tu vuoi diventare un grande, vuoi costruire il tuo impero, perché magari se sei qui stai anche sognando di farlo, ho già iniziato a farlo. Tu vuoi costruire il tuo impero, vuoi diventare libero o libera attraverso il network marketing, ma non vuoi imparare a leggere negli atteggiamenti delle persone, a utilizzare la comunicazione verbale o non verbale. Cioè, tu veramente vuoi diventare un grande facendo tre puttanate? È per questo che le persone non ce la fanno, perché non allargano gli orizzonti, rimangono a fare il compitino nel proprio orticello, pensando che farlo in maniera ossessiva sia quello che ti porta alla solidità futura. E invece no, bisogna allargare gli orizzonti. Ti insegnano che bisogna fare poche semplici cose nel network marketing, è vero, ma nel frattempo devi allargare gli orizzonti, perché sono poche semplici cose quelle che devi fare. Ma poi devi imparare a insegnarle agli altri. Devi sviluppare la mentalità per farle ripetutamente, perché poche semplici cose è bello farle, ma quando devi farle tante volte e magari per qualche ragione non arriva il risultato, non ti serve solo aver imparato quelle poche cose. Devi aver imparato a sviluppare la tua testa, per sviluppare la resilienza. Devi aver imparato a vivere di vision, a capire cosa hanno fatto gli altri quando, facendo poche azioni, quelle non funzionavano. Facendo poche semplici cose, ad alcuni funziona la grande, ad alcuni no. E allora studia perché a te no e a quello sì. E come ha reagito quello quando, facendo poche semplici azioni, non ha funzionato e ora è milionario. Allarga i tuoi orizzonti. Ora c'è il GoPro. All'inizio di dicembre saremo dovuti essere tutti a Las Vegas quest'anno, alla corte di Eric Worre per l'evento di formazione mondiale più importante della galassia, perché non so se esistono altri networker folli come noi nell'universo. Saremmo dovuti essere a Las Vegas, saremo invece ognuno nel tepore delle proprie case con una versione online di GoPro. Quello significa allargare i propri orizzonti, acquistare il ticket per vedersi un evento di formazione dove, peraltro, quest'anno i protagonisti saremo noi Unstoppable, perché tra i relatori quest'anno, tra coloro che terranno uno speech, ci sarà Paolo Meucci. Paolo Meucci, sapete cosa significa questo? Che il nostro movimento, gli Unstoppable, tutto ciò che ne deriva, sono stati consacrati a livello mondiale, perché la nostra strategia è quella che portava risultati prima ancora che il cuore cominciasse a metterla in formazione. E quest'anno, a dicembre, amici networker, amici del team, ci sarà Paolo Meucci su quel palco a parlare al mondo, non a te di Arzignano o a te di San Pietro Bernotico, ma al mondo intero. Cosa vuol dire questo? Che Paolo Meucci è arrivato lì soltanto perché ha saputo fare poche semplici cose, dunque fare i post, incuriosire le persone, chattare, chiudere. Pensate che basti solo questo per diventare delle grandi persone?
delle persone di successo, non delle persone che hanno successo, perché il successo ce l'hanno anche gli stronzi, ma diventare una persona di successo è tutta un'altra cosa. Allarga gli orizzonti, non avere il coraggio di andare oltre il seminato. Tu senti di allargare gli orizzonti, scrivilo nei commenti, tu lo senti, senti di essere costantemente alla ricerca di qualcosa di più, oppure sei seduto comodamente a fare quelle poche cose che servono, così come viene detto. Non è vero che servono poche cose, sono poche le cose da fare mentre tu diventi una persona migliore allargando gli orizzonti. Buongiorno da Venezia, ciao Romina, buongiorno Patrizia, ciao Paola. Paola tagga la sua Adriana, ciao Laura da Firenze, ecco perché mi piace il nostro team. Buongiorno con la pioggia un po' dappertutto, ciao Grazia, ciao Corina. Paola dice: cerco di dare il massimo, ma ognuno di noi deve cercare di imparare attraverso la formazione e essere responsabile. Io chiedo, ma sempre per capire di più i concetti, per trasmetterli bene, e insieme al team si risolvono i dubbi, perché c'è tanta roba. Noi siamo, lo posso dire tranquillamente, un team esemplare da questo punto di vista, perché ci trasmettiamo il sapere e soprattutto ci invitiamo l'un l'altro ad allargare gli orizzonti. Vi prego, fatelo sempre, non fermatevi a fare le venditrici di cremine, le venditrici di sogni. No, quelle sono azioni che fanno parte delle azioni per contattare, per sviluppare, per trasformare un prospect in un cliente, va bene, ma allargate gli orizzonti. Si dice persino di non guardare i telegiornali perché ti suscitano negatività e magari vanno a interferire con la positività che devi avere. È vero, ma uno sguardo all'attualità, uno sguardo alla cronaca, uno sguardo a quello che ti accade attorno, ti fa capire molto di più della psiche delle persone del tuo team. Chi di voi si è mai preoccupato della curva della paura che comporta il coronavirus? Tutti guardano i numeri di quanti sono i nuovi casi, di quanti sono i decessi, di quanti sono i tamponi, ma nessuno si preoccupa, l'ho visto ieri, prendo spunto da una cosa che ho visto ieri, nessuno si preoccupa di capire la curva della paura che questa situazione porta negli italiani. E nessuno sa, per esempio, che in questo momento in cui siamo magari a un passo da una semi-apertura pseudo prenatalizia, c'è poca paura adesso, ed è proprio quando c'è poca paura che potrebbe riaccadere qualcosa. E allora che cosa succede? Tu devi saperle queste cose, perché ti devi preparare, perché io sono purtroppo, matematicamente certo, purtroppo, che l'allergia alle regole degli italiani ci porterà purtroppo ad avere un'ennesima ricaduta di questo problema, purtroppo. Sapete perché faccio? Perché è un ragionamento che faccio allargando i miei orizzonti, perché anche questo è business. Anche questo è business, provare a capire come va il mondo, perché tu devi prevedere che cosa servirà a fare. È questo che vi permetterà magari di costruire il proprio impero. Personalmente cerco di essere umile e ricominciare sempre da capo, a imparare sempre di più. Ogni giorno bisogna sempre allargare gli orizzonti, formarsi sempre. Esatto, Antonietta. Buongiorno dalla Sardegna. Giada, buongiorno. Focus a manetta. Sento profumo di qualifica e sento, mi sento viva più che mai. Bellissima questa sensazione di essere a un passo da uno dei propri obiettivi. Andiamo avanti. Il quarto punto per ottenere, per costruire il proprio impero. Vi ricordo che stiamo parlando di ciao, comunica, impara, allarga, ottieni. Il quarto punto è ottieni, ragazzi. Qui ci divertiamo. Ottieni consensi duraturi nel tempo. Scrivetevi questa frase, ma spacchiamola in due. Ottieni consensi, perché li devi ottenere i consensi, duraturi nel tempo. C'è un concetto a cui io sono molto legato. Non sacrificare mai la tua autenticità per avere l'approvazione degli altri. E su questo siamo d'accordo. Occhio a non fare di tutto per ottenere i consensi delle persone, perché questo significa
a volte anche essere, recitare, no? Essere diversi da se stessi, perché che cosa non farebbero le persone per ottenere il consenso, per ottenere l'approvazione, per farsi applaudire, per farsi dire bravo, brava, ma quanto sei figa, ma che cosa non farebbero le persone per ottenere consensi? Quindi attenzione, però tutto cambia se tu dici ottieni consensi duraturi nel tempo. Perché è importante ottenere consensi che siano duraturi nel tempo? Perché se tu vuoi costruire il tuo impero, se vuoi essere un leader, visto che questa rubrica si chiama You Leader, se vuoi avere un ascendente o essere di ispirazione per le persone, non serve essere un fuoco di paglia, non serve attrarre a sé e sembrare un angelo, un Cristo sceso in terra per ottenere consensi. Per un breve periodo, perché c'è una delle più grandi meraviglie del mondo, quelle persone che ottengono consensi fino a quando poi non le conosci. Vabbè, conoscete persone così? Persone che consideri immacolate, perfette, tu dici: ma dove era questa persona? Ma quanto eccezionale! E ottiene il tuo consenso fino a quando poi non la conosci. Ottenere consensi è facile, è molto semplice. Basta parlare da populista, che sarebbe colui che parla agli altri con il mero scopo di tirarli a sé per fargli sposare le sue idee. Vedete, ho detto populista, ho anche detto che cos'è. Sono quelle persone, quelle che ottengono consensi temporanei, sono quelli che ti offrono. Ti pagano, ti seguono fino a quando poi non spostano lo sguardo da un'altra parte perché hanno nuove persone a cui offrire, dare se stessi, elogiare fino a quando poi non arriva qualcun altro e loro ti lasciano e si girano e guardano qualcun altro per elogiarlo, aiutarlo. Fino a quando poi non arriva un'altra persona, quello viene piantato là e tu ti rivolgi per aiuta. Avete capito chi è che ottiene consensi non duraturi? Coloro che si vogliono nutrire solo e soltanto dell'approvazione degli altri per sentirsi vivi. Non costruiranno mai un impero solido perché l'approvazione degli altri è tanta cosa, ma solo se è duratura nel tempo, solo quando ti vedranno costantemente lì a gestire i rapporti con loro stessi. Che cosa intendo? Che è facile avere un'amicizia bruciante, un fuoco di paglia con le persone e sentirsi la metà della mela e chissà come trovarsi insieme e dirsi: ma dove eri tu e fare fuoco e fare fiamme insieme? Andiamo a rivedere dopo un anno se questo binomio esiste ancora. Andiamo a vedere se questo reciproco consenso era basato solo sul volersi nutrire di approvazione. O se era basato veramente sulla stima e sul voler dare valore costantemente nel tempo alle persone. Per diventare un grande, per costruire il proprio impero, è necessario ottenere i consensi, certo, altrimenti non hai un ascendente, altrimenti ti pisciano in testa. Ma lo spessore della tua persona, di ciò che trasmetti, deve essere costante nel tempo, altrimenti è una meteora. E quindi ecco perché nell'ottica del costruisci il tuo impero, io ho sempre pensato, ho sempre intuito che i fuochi di paglia generati da coloro che attirano a sé le persone catturando i consensi, per poi riabbandonarle o semplicemente ignorarle perché certe persone si nutrono solo di questa forma di attenzione è deleterio, non darà mai solidità perché il tuo impero è costituito da persone che dovrebbero essere le migliori, che dovrebbero essere la tua duplicazione e siamo freschi.
se tu rinunci alla tua autenticità o se dici puttanate per ottenere i consensi delle persone, perché questo atteggiamento si duplicherà. Ecco perché non avrà delle fondamenta solide e valide il tuo impero. È un concetto fondamentale nell'industria del network marketing. Il consenso innanzitutto non va cercato, ma il consenso te lo ritrovi addosso, te lo ritrovi e inizi a capire di averlo quando le persone te lo dicono. E più te lo dicono, più devi dimenticarlo che te lo stiano dicendo, perché la testa e il cervello umano è molto malato. Quando ti vestono di oro, cominci a pensare di meritarlo quell'oro, e invece devi ogni giorno fare finta di non avere l'oro addosso, perché ogni giorno devi meritare quella persona ti vesta nuovamente di oro, perché piace a tutti avere l'approvazione, esercitare un carisma sugli altri, ma non soltanto un mese o sei mesi o persino un anno. Troppo poco. Troppo poco. Vi sto simpatico? Cazzata. Risentiamoci fra 2 o 3 anni. Pensate che sia una persona disponibile, gentile con tutti? Se mi conoscete da 1, 2, 3, 4 mesi, troppo poco per dirlo. Riditelo tra 1 anno e mezzo, 2. Ecco perché ognuno di noi ha degli amici per la vita e poi ha degli amici che non fanno più parte della propria cerchia, perché ci sono persone che vogliono il tuo consenso perché si nutrono di consenso. Invece ci sono persone che vogliono il tuo consenso per la vita perché si nutrono di te. Se una persona vuole nutrirsi del valore che tu hai, ti avrà per sempre accanto. Dare valore agli altri solo per avere in cambio approvazione è il contrario dell'amore. Sapete, tutti pensano che amore abbia come contrario la parola odio. Invece Osho diceva che la cosa più contraria all'amore, più contraria dell'amore, è il falsamore. Credetemi, la rubrica di oggi si sarebbe dovuta chiamare Falsamore, perché io avrei voluto dedicare un intero spazio, ma lo farò probabilmente, a questo concetto. Tutti mettono amore da una parte e odio dall'altra. Networker ed haters. Lo sapete chi è il peggiore? Non è l'hater. Il peggiore è il networker che vive il falsamore per questa professione. Perché ce l'hai probabilmente nel tuo team, questa persona che falsamente esprime amore per questa professione, infatti se ne andrà sbattendo la porta e sarà peggiore di un hater, il quale deve essere hater per professione, perché l'hater deve odiare e basta. L'hater odia e basta, nasce per odiare. Anche su questo faremo prestissimo, presumo domani, proprio una puntata dedicata agli hater e alle persone che vi criticano. Ma la cosa peggiore, veramente al più contrario all'amore, è il falsamore. Ecco, chi ottiene consensi solo per nutrirsi di consensi esprime un falsamore nei vostri confronti, e ve ne accorgerete poi quando tirerete le fila del discorso. Va bene, allora ragazzi, possiamo chiudere. Buongiorno Babs, buongiorno Barbara, buongiorno a te. Ciao Deborah, quanta verità, sante parole, ragazzi, purtroppo siamo tutti sacrosanta verità, quanta verità. Sono tutti i concetti che affrontiamo ogni giorno nella vita e che fanno la differenza, costruire il proprio impero. Sembra il nome di Age of Empires, uno dei videogames più giocati negli anni 90, che ancora esiste in milioni di varianti. Costruisci il tuo impero, non è solo un gioco, è il sogno di tutti. Impero dovrebbe andare tra virgolette, ma il mio vero impero è la serenità. Fuggite da chi ama i soldi, fuggite da chi vuole il vostro consenso solo per avere denaro. Non innamoratevi dei soldi, ma innamoratevi della serenità, della libertà di poter essere dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Quello significa aver costruito un impero, ovvero la libertà di scegliere. Grazie a tutti, grazie per essere stati qua. Musica natalizia a manetta. Vado a montare un grossissimo, vado a montare, a creare uno strumento multimediale che vedrete sabato, poi ne parleremo in una sede apposita. Grazie a tutti, ogni informazione sul network marketing la trovate su infonetwork.eu. Divertitevi ragazzi, ciao.
Ciao, comunica, impara, allarga, ottieni. Grazie a tutti per essere stati qui. Condividete questa live se lo ritenete opportuno, taggate i vostri amici qui sotto. L'appuntamento è domani alle 8:45. Grazie a tutti, ciao, buon giovedì. Ciao, 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 grazie a tutti, ciao! A domani!